Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo della distanza di lancio. È davvero così importante nella pesca spinning riuscire a lanciare lontano i nostri artificiali? E inoltre, quali sono le variabili, i parametri da considerare per aumentare la distanza di lancio? Bene, in questo video parliamo di questo e di altri fattori inerenti alla tecnica della pesca spinning, quindi la pesca al lancio e l'importanza della distanza di lancio. Ricordo che sullo shop Amazon sono disponibili le guide, i manuali dedicati alla pesca spinning in mare e non solo, pesca spinning in acqua dolce, parliamo anche di kayak fishing, ci sono delle guide dedicate alle esche artificiali rigide e quelle morbide, quelle in gomma. L'acquisto di questi manuali è l'unico modo per supportare il canale Planet Spin Fishing e soprattutto questo progetto. Vi lascio i link in descrizione per un eventuale acquisto. Ora ci guardiamo la sigla e poi partiamo. Andiamo! Come al solito ho realizzato delle slide, dei documenti fotografici per aiutare la comprensione degli argomenti di cui trattiamo oggi. Passiamo un po' con quello che è il riepilogo degli argomenti di cui parleremo. Partiamo dall'introduzione, quanto è importante la distanza di lancio nella pesca spinning, inoltre trattiamo anche tutte le variabili che dobbiamo considerare e che ci aiutano a fare dei lanci precisi e dei lanci lunghi. Nella parte finale invece traiamo un po' quelle che sono le conclusioni dalla nostra chiacchierata e diamo dei consigli a chi ha seguito il video fino alla fine. Pesca spinning è chiamata comunemente anche pesca al lancio, quindi il lancio diventa una componente basilare di questa tecnica di pesca. Se noi non lanciamo in continuazione l'artificiale in acqua e non lo facciamo arrivare dove diciamo ci sono i pesci e quindi andiamo a intercettare quello che è la loro presenza nello spot, nell'habitat dove saremo in pesca, diciamo non riusciremo ad avere soddisfazioni della nostra tecnica. Quindi è molto importante saper lanciare con precisione e saper lanciare ad una certa distanza, a differenza di altre tecniche di pesca dove comunque è comprensivo lo sforzo tecnico, il lancio, come ad esempio il surf casting, ma anche nella pesca con le esche naturali come la bolognese, come l'inglese, è molto importante il lancio, ma nello spinning diventa una componente basilare. Nella pesca spinning, a differenza di altre tecniche di pesca, come ad esempio il surf casting, dove utilizziamo una ben definita tecnica di lancio, come ad esempio, ne nomino alcune, il side, il lancio a pendolo, il ground, nella pesca spinning diciamo è tutto molto più facilitato, è molto tutto più immediato e dipende anche un po' da quella che è la padronanza della nostra attrezzatura. Tuttavia possiamo suddividere il lancio in un lancio frustato, un lancio laterale, un lancio orizzontale o un lancio accompagnato. Diciamo che sono delle sottocategorie che comunque con un po' di esperienza, un po' di pratica, noi possiamo imparare anche in autonomia. Parlando di distanza di lancio raggiunta, quale potrebbe essere una distanza media a cui noi possiamo arrivare con le nostre esche artificiali? Per non allargare troppo il discorso, che comunque approfondiremo nel capitolo successivo, diciamo che dai 20 metri in poi inizia ad essere un lancio medio, quindi un lancio che va fino a 20 metri di distanza potrebbe essere definito una distanza minima, un lancio corto.
dai 20 ai 30 metri inizia ad essere un lancio di media distanza, dai 30 ai 40 è un lancio lungo, dai 40 oltre diventa un lancio molto lungo, ma dipende, come dicevo prima, da tanti fattori, da queste variabili che nel capitolo successivo vediamo insieme. Però per renderci conto, ecco, queste sono le distanze medie a cui noi possiamo ambire di arrivare con le esche artificiali. Se non riusciamo a raggiungere nemmeno i 20 metri di lancio, allora c'è qualcosa di sbagliato all'interno della nostra impostazione di lancio, quindi tecnica di lancio, ma potrebbe essere anche un difetto della nostra attrezzatura che abbiamo scelto per la pesca spinning, magari attrezzatura non adeguata alla pesca che vogliamo fare, utilizzando magari delle canne prese in prestito ad altre tecniche di pesca, oppure abbiamo utilizzato dei fili troppo grossolani o delle esche non ideali per la pesca spinning. In questa introduzione parliamo anche di distanza di lancio e precisione di lancio, che sono due cose differenti, ma che comunque il pescatore, ecco, deve mettere in considerazione in base anche allo spot, all'habitat dove andremo a bagnare le nostre esche artificiali. Voglio fare un esempio, è una differenziazione tra i due habitat principali, che sono il mare e l'acqua dolce, quindi salt water e fresh water. Mentre in acqua dolce non abbiamo molte volte la necessità di fare tanta distanza, perché in tante occasioni serve più la precisione che la distanza di lancio, nella pesca a spinning in mare, essa sia in ambito portuale, nelle foci, dalla scogliera, nella pesca in spiaggia, in tante occasioni invece nella pesca in mare è molto importante riuscire a lanciare molto distante la nostra esca artificiale. Magari in tante occasioni dobbiamo raggiungere delle secche, oppure dobbiamo raggiungere quei giri di corrente lontani dalla riva, dalla nostra postazione di pesca, dove c'è maggior possibilità che ci sia il pesce in circolazione. Quindi in definitiva distanza e precisione sono due cose importanti da considerare nella pesca spinning. Mentre in mare è più importante la distanza, in tante occasioni nella pesca in acqua dolce invece è molto più importante la precisione di lancio. Veniamo adesso al capitolo principale del nostro video. Analizziamo quali sono le variabili da considerare per effettuare dei lanci buoni o dei lanci a buona distanza. Diciamo che la prima cosa da considerare, la nostra variabile diciamo iniziale, basilare, è la tecnica di lancio che noi utilizziamo, che è una cosa molto personale e va di pari passo con l'esperienza, la pratica che noi faremo direttamente in pesca, con una serie di prove, una serie di allenamenti che noi faremo in diversi habitat e nelle diverse condizioni meteo e marine. Quindi solo in base a N numero di lanci che noi faremo in pesca potremo migliorare la nostra tecnica di lancio. È inutile stare lì a farci troppe domande: come devo fare, come devo lanciare, dove devo lanciare. Tante cose le capiamo insieme soltanto facendo delle esperienze, quindi delle prove direttamente in pesca. Vi faccio vedere adesso la tecnica base di lancio, magari per aiutare chi da poco si sta avvicinando, vorrebbe avvicinarsi alla tecnica della pesca a spinning. Questa è la nostra canna, già armata con il nostro mulinello. Metteremo la mano sul nostro manico, facendo in modo che il portamulinello sia tra il medio e l'anulare, oppure tra l'indice e il medio. Questa è una cosa, diciamo, un po' soggettiva, che dipende dalla nostra esperienza e dalla nostra tecnica di lancio. Il gesto tecnico che noi facciamo, ovviamente, apriamo l'archetto, prendiamo il filo
E deve essere questo il gesto tecnico. Questa mano destra tende ad andare in avanti, a caricare la canna, quindi a lanciare la nostra esca artificiale. Con la mano sinistra invece noi andiamo indietro e carichiamo la canna in modo opposto a come lavora la mano destra. Questa va avanti, la mano destra, invece la mano sinistra va indietro. Il gesto tecnico sarà questo. Distanza di lancio, potenza di lancio, velocità del lancio dipende dalla nostra pratica, dalla nostra esperienza che avremo con l'attrezzatura che decideremo anche di acquistare. Un altro fattore da considerare che è molto importante per riuscire ad effettuare dei lanci lunghi è la lunghezza del drop, ovvero la lunghezza del filo dall'apicale della nostra canna fino all'esca artificiale. In tante occasioni abbiamo potuto vedere come pescano i giapponesi. I giapponesi fanno dei lanci con un drop molto lungo, quasi fino al portamulinello, per intenderci. Diciamo, questo qua è un po' il limite massimo a cui noi possiamo arrivare con il nostro drop. Tuttavia, ecco, dipende anche dalla nostra sensibilità che abbiamo con questa tipologia di lancio. In tante occasioni possiamo arrivare alla metà della lunghezza della canna, che va dall'apicale fino al portamulinello come lunghezza di filo, o in tante occasioni possiamo avere il minimo indispensabile oltre il nodo di giunzione. Anche questo è un'altra cosa molto importante, perché ci sono alcuni nodi, e parlo di giunzione fra trecciato, lenza madre, e terminale, quindi nylon o fluorocarbon. In tante occasioni utilizzare un nodo che non ci dà problemi nel passare tra gli anelli, noi possiamo fare un terminale più lungo. Invece, in tante altre occasioni, quando noi magari utilizziamo altre tipologie di nodi, dobbiamo fare in modo che il nostro nodo di giunzione non passi tra gli anelli, perché oltre alla possibilità di rompere l'anellatura, noi perdiamo metri sul lancio, perché parte dell'energia cinetica che noi trasferiamo alla nostra esca artificiale tramite il filo si interrompe, perché sentiamo questi passaggi del nodo tra gli anelli, quindi parte dell'energia viene dispersa. Quindi molto importante la lunghezza del drop, e anche utilizzare un nodo che sia facile da far passare tra l'anellatura, o meglio ancora utilizzare un finale più corto e fare in modo che il nodo non passi nell'anellatura. Uno dei fattori più importanti per effettuare dei lanci lunghi, ma anche dei lanci precisi, è l'attrezzatura che noi utilizziamo, quindi la canna soprattutto che noi utilizziamo in pesca ci facilita molte volte e ci aiuta nella distanza di lancio raggiunta e nella precisione. È importante una canna lunga, perché è una questione di leve: più lunga sarà la nostra canna, più lontano riusciremo a lanciare la nostra esca artificiale. È molto importante anche l'azione della canna. In un video dedicato ne abbiamo già parlato, vi invito a visualizzare quel video dedicato all'azione della canna. Ed è allo stesso modo importante anche il materiale di cui è costruita la nostra canna. Materiali in carbonio o in miscele tra carbonio e fibre di altri materiali come il vetro o altri materiali costruttivi delle nostre canne da pesca da spinning ci aiutano nell'elasticità, nel ritorno elastico e nella trasmissione dell'energia alla nostra esca artificiale. Parliamo anche del mulinello. Utilizzare un mulinello dedicato, studiato, progettato per la pesca spinning sicuramente ci sarà di aiuto nell'effettuare dei lanci precisi e a buona distanza. In tante occasioni
i mulinelli da spinning hanno la bobina, quindi dove andremo a mettere il nostro filo, molto più grande, e questo ci aiuta nella distanza di lancio perché permette una rapida fuoriuscita del filo, a differenza di altri mulinelli, come ad esempio quelli dedicati alla pesca alla bolognese o alla pesca all'inglese, che hanno una bobina molto più stretta e quindi ecco il filo fuoriuscirà con maggior difficoltà, riducendo la distanza di lancio raggiunta. Altre caratteristiche importanti da ricercare nel mulinello per facilitare la distanza di lancio raggiunta è l'imbobinamento a spire incrociate, soprattutto se noi utilizziamo fili trecciati, oppure in tante occasioni vicino il bordo della nostra bobina troviamo una svasatura. Tutti questi, che all'apparenza sembrano dei dettagli, in effetti andando in pesca noteremo una maggior fluidità nella fuoriuscita del filo, che si traduce in una distanza di lancio maggiore. Un'altra cosa da considerare è una corretta taratura della frizione. Che cosa succede? Quando noi andremo a lanciare con la nostra esca artificiale in tensione e il nostro filo, se noi abbiamo una frizione troppo lenta, parte dell'energia che noi metteremo nella nostra canna sarà attutita dalla frizione, quindi ci accorgiamo che parte la frizione e ci fa perdere quei 4, 5, 6 metri che in tante occasioni ci possono fare la differenza in pesca. Di tanto in tanto sui social leggo ancora di persone, di pescatori, ecco, che vorrebbero avvicinarsi alla pesca spinning e non riescono a comprendere la differenza tra utilizzare dei nylon invece dei trecciati. La differenza è abissale. Utilizzare un filo trecciato ci facilita nella distanza di lancio raggiunta e anche nella trasmissione della sensibilità, ci fa capire che cosa avviene in pesca, ci fa sentire meglio la nostra esca artificiale, le tocche da parte dei predatori. Quindi è indispensabile, se noi vogliamo effettuare dei lanci a buona distanza, utilizzare dei fili trecciati, ma anche la qualità dei fili trecciati è importante, perché ne esistono a 4 capi, 8 capi, 16 capi, ancora ne arriveranno di fili sempre più performanti per aiutarci nelle nostre azioni di pesca e anche di lancio. Nell'ambiente invece fresh water, quindi in acqua dolce, dove non è sempre indispensabile riuscire a lanciare molto lontano, quindi abbiamo bisogno anche di un filo che ci permetta di fare dei lanci precisi, possiamo utilizzare anche dei buon nylon, perché in tante occasioni, ecco, c'è la possibilità di utilizzare dei nylon, lo sanno soprattutto i pescatori che praticano acqua dolce come il bass fishing o per esempio la trout area, dove non abbiamo bisogno di un filo che ci permetta di fare molta distanza, ma abbiamo per esempio bisogno di un filo dotato di una relativa elasticità, che ci può dare una mano per esempio sulle fasi di strike o di gestione di esche artificiali come ad esempio i crank, che soffrono un po' l'utilizzo combinato con i fili trecciati, perché trasmettono troppe vibrazioni al pescatore, quindi alla canna. In definitiva, per la pesca in mare nel 99% delle occasioni abbiamo bisogno di fili trecciati, invece se facciamo anche acqua dolce possiamo optare per dei nylon. L'importante è che siano dei fili di buona qualità, dei fili dotati di una buona resistenza, una durata nel tempo, e soprattutto, parlando di nylon, dei fili che non abbiano una memoria. In gergo tecnico sono le spire che noi abbiamo sulla bobina, vengono trasportate fino all'esca artificiale, per intenderci, quindi la lenza madre molte volte vediamo che è piena di spire, e questa è la memoria dotata di alcuni fili di basso costo. Quindi facciamo sempre attenzione alla tipologia, alle caratteristiche del filo che noi decideremo di acquistare.
Parlando sempre di distanza di lancio, una delle variabili più importanti da considerare è anche l'esca artificiale che noi utilizzeremo. È importante scegliere la giusta esca artificiale se noi vogliamo fare distanza, ma non è detto che un'esca di dimensioni maggiori riesca a fare un lancio migliore, riesca ad accompagnarci più lontani nella distanza di lancio raggiunta. È molto importante anche la tipologia dell'esca artificiale che noi scegliamo, che potrebbe essere un jig, o un'esca dotata di paletta, un lipless, un darter. Quindi, a seconda dell'esca che noi decideremo di utilizzare, possiamo avere dei limiti legati all'esca artificiale che utilizzeremo. Allo stesso modo è importante conoscere le esche artificiali perché alcune sono dotate di bilanciamento interno della pesistica. Che cosa succede? Che all'interno di queste esche artificiali è studiato questo sistema che permette di fare dei lanci lunghi perché in fase di lancio questi pesetti mobili si spostano verso la coda dell'artificiale permettendo una gittata maggiore. Al momento dell'arrivo in acqua i pesetti si spostano verso la parte della mezzeria o i tre quarti dell'esca artificiale per controbilanciare l'esca durante le fasi di nuoto. Quindi molto importante scegliere esche che noi riteniamo opportune per lo spot, per l'habitat, per i predatori e quindi se noi abbiamo necessità di raggiungere una distanza maggiore, dobbiamo fare un'opportuna selezione, delle esche artificiali. Un altro fattore importante da considerare, se noi vogliamo aumentare la nostra distanza di lancio, per esempio, è la scelta della postazione di pesca. In tante occasioni, magari pescando anche da moli oppure da scogliere, alle nostre spalle magari possiamo avere degli ostacoli come dei muri, dei pali, possiamo avere della vegetazione, quindi dobbiamo scegliere il posto giusto che ci permette di fare il movimento con la nostra canna senza limitarci quella che è la nostra gittata, perché in tante occasioni purtroppo saremo impossibilitati, ecco, a muovere a 360 gradi la nostra attrezzatura, la nostra canna. Quindi dovremmo fare magari dei lanci laterali, dei lanci obliqui perché siamo impediti alle nostre spalle. In tante occasioni succede la stessa cosa anche nella pesca da natante, per esempio, o da kayak, o da barca, o da belly boat. Abbiamo delle altre canne alle nostre spalle, oppure abbiamo altri pescatori sulla nostra imbarcazione e quindi non possiamo caricare al meglio. E questo è un dato che influisce sulla distanza di lancio raggiunta. Un'ultima variabile, ma non per questo meno importante delle altre di cui abbiamo parlato oggi, è anche le condizioni meteo in cui andremo in pesca e soprattutto il vento. Diciamo, questa è una variabile che in tante occasioni dobbiamo per forza di cose considerare se noi vogliamo fare dei lanci a lunga distanza o magari anche dei lanci precisi. Avere il vento alle spalle ci facilita la distanza di lancio raggiunta. Se noi non abbiamo la possibilità di avere sempre il vento alle nostre spalle o magari ce l'abbiamo laterale, ecco, allora in questo caso qua dobbiamo studiare delle soluzioni alternative, come potrebbe essere spostarci in altre postazioni, oppure magari evitare di fare dei lanci a parabola, perché sono i lanci che più soffrono il vento contrario, magari fare dei lanci laterali dove magari prendiamo meno vento, facciamo meno bando nel nostro filo e riusciamo comunque a effettuare dei lanci alla massima distanza raggiungibile in queste condizioni meteo un po' al limite. Veniamo un po' anche alle conclusioni che abbiamo fatto sul ragionamento dedicato alla distanza di lancio nella pesca spinning e non tralasciamo l'idea di fare un opportuno ragionamento in base all'utilizzo di attrezzature casting contro attrezzature da spinning. L'attrezzatura spinning è quella dove si utilizza il mulinello a bobina fissa, il mulinello classico,
noi utilizziamo nella pesca a spinning in mare, per esempio, che è questo, rispetto a mulinelli a bobina rotante, i mulinelli casting, come solitamente vengono definiti. Per la pesca in mare, nel 90% delle occasioni di pesca che noi possiamo avere, è consigliato avere un mulinello a bobina fissa, soprattutto per la distanza di lancio raggiunta. Tuttavia ci sono delle condizioni di utilizzo, come per esempio la pesca in interno porto o in specchi d'acqua molto ristretti, dove comunque noi possiamo preferire anche delle attrezzature casting. In tante occasioni l'attrezzatura casting ci aiuta nella precisione di lancio e ci aiuta anche nella gestione di esche molto pesanti. Quindi la nostra scelta deve essere fatta in base a opportune considerazioni che possono essere anche soggettive. L'attrezzatura casting sappiamo bene che ci aiuta anche nella precisione di lancio, perché non abbiamo bisogno di caricare molto la nostra canna, ma basta anche molte volte un lancio accompagnato per effettuare dei lanci lunghi e precisi. Molto importante per migliorare la nostra tecnica di pesca e sia la distanza che la precisione del lancio è fare delle prove, degli allenamenti in diverse condizioni meteo marine, in diversi spot, magari spot più alti rispetto al livello dell'acqua, spot a filo d'acqua, all'interno delle foci, all'esterno. Quindi quante più prove, quante più esperienze potremmo portare con noi nel nostro bagaglio personale, più avremo la possibilità di migliorare la nostra tecnica di lancio. Un'ultima considerazione che volevo fare con chi ha seguito questo video fino a questo momento, che siamo alle battute conclusive, è il connubio che c'è fra distanza di lancio e catture. Che cosa succede? Che in tante occasioni noi lanciamo lontano la nostra esca artificiale, ma capita sempre che lo strike, che l'aggressione della nostra esca artificiale arrivi negli ultimi metri di recupero, molte volte anche sotto i nostri piedi, quando stiamo addirittura alzando l'esca artificiale dall'acqua. Quindi a che cosa serve lanciare lontano se poi le catture le abbiamo in tante occasioni sotto i piedi? Questo dipende anche dagli spot che noi frequentiamo, dalle situazioni di pesca, e tuttavia dobbiamo considerare che più tempo noi facciamo lavorare la nostra esca artificiale in acqua, più questo tempo ci potrebbe portare delle catture. Diciamo, è una questione statistica. Se noi facciamo 10 lanci di 10 metri, per esempio, avremo l'esca artificiale che lavora in acqua per 30 secondi. Se noi invece facciamo tanti lanci a una buona distanza, avremo più tempo che il predatore, più probabilità anche che il predatore possa intercettare la nostra esca artificiale. Quindi c'è una relazione molto particolare fra distanza di lancio, tempo dell'esca in pesca e anche sulla precisione. Quindi se noi dobbiamo raggiungere degli spot molto lontani, dove magari vediamo delle cacciate a buona distanza, è indispensabile in tante occasioni avere anche un'esca performante, avere un filo molto sottile che ci permette di raggiungere quegli spot, quei pesci. Invece in altre occasioni, in altre condizioni di pesca, noi abbiamo la classica palla di mangianza sotto i piedi, e quindi ecco, lì è molto facile riuscire ad intercettare il predatore che si va a nutrire su questa palla di pesci a corta distanza, e quindi in quel caso lì non abbiamo grandi necessità di fare distanza. Quindi dipende in conclusione anche da quelle che sono le nostre esperienze dirette sul posto di pesca, che noi non possiamo prevedere con largo anticipo. Quindi dobbiamo essere sempre pronti a cogliere l'attimo. Allora, siamo in conclusione di questo nostro video.
spero vi sia piaciuto. Ricordo ancora una volta che per supportare il canale e soprattutto il progetto Planet Spin ci sono le guide, i manuali che potete acquistare sullo shop Amazon, che sono dedicati alla pesca a spinning in mare ma anche negli altri habitat di pesca. L'acquisto di queste guide è l'unico modo per supportare il canale e questo progetto. Vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo il prossimo video. Se questo vi è piaciuto, lasciate un commento, lasciate un like per farmi sapere anche le vostre impressioni in merito, e lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi e alla prossima.